osservare realmente la Costituzione italiana. Il Consiglio ne prende atto. Inizia ufficialmente il secondo mandato di Ettore Liguori alla guida del comune di Pisciotta. Nell'aula consiliare del comune cilentano si è svolto il consiglio comunale di insediamento del sindaco e la presentazione della sua squadra amministrativa. A comporre la giunta, Assunta Giaquinto e Sergio Di Blasi, che come nel primo quinquennio ricoprirà la carica di vice sindaco, ma ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, facendo entrare così nella maggioranza la prima non eletta della lista in Ramoscello, Alessandra Coppola. Tra gli eletti, Natalina Fedullo, Antonio Greco, Giovanni Marsicano, Francesca Puglia, Elio Ruggeri e Luigi Saullo. Tra i banchi dell'opposizione siederanno invece Fedele Tambasco e Antonio Fedullo, insieme a Daniello Marsicano, candidato a sindaco nella lista avversaria a quella di Liguori e che ha sfiorato la vittoria alla carica di primo cittadino per soli 47 voti. Un consiglio comunale movimentato, quello di mercoledì mattina, che ha visto sindaco e opposizione alzare i toni in merito a chiarimenti avanzati dal consigliere di minoranza Tambasco sulla risoluzione di problemi del territorio in vista dell'estate.